Questo è un video basato su una recensione di film che viene dal Corriere della Sera, Paolo Mereghetti. E Mereghetti consiglia calorosamente questo film che si chiama Tomboy. Tomboy, non so quanti di voi abbiano familiarità con l'espressione. È una parola che significa essenzialmente maschiaccio, significa una parola con cui si indica una bambina che nell'aspetto, nel comportamento, ricorda più un bambino che una bambina come tradizionalmente ce la immaginiamo, no? Quindi una bambina con i capelli lunghi, la gonnellina che gioca con le bambole, eccetera. Ebbene, io non ho visto il film, ma basandomi su quello che Paolo Mereghetti dice riguardo al film, la storia è proprio questa, è la storia di una bambina che, per motivi non ben precisati, ma sicuramente non per disfunzioni familiari, bambina vestita più da bambino che da bambina, con i capelli corti, che viene scambiata dai suoi coetanei per un bambino e diciamo ne è ben contenta perché preferisce, si sente meglio nei panni del bambino che nei panni della bambina. Poi naturalmente c'è una mini storia d'amore con una bambina, vera, bambina che sembra una bambina, eccetera. Io ora il film non l'ho visto, quindi non lo voglio giudicare. Però le parole di Paolo Mereghetti al riguardo, se devo dire la verità, mi invogliano non guardarlo un film del genere. Perché mi sembra il tipico film in cui i bambini fanno gli adulti. O comunque i bambini non sono veri bambini, ma sono i bambini come gli adulti li vogliono vedere. Mi è capitato fin troppe volte nei film hollywoodiani e non di vedere questi attori bambini che devono non interpretare la parte di un bambino, ma interpretare la parte di un bambino speciale, di un bambino più adulto e più saggio della sua età e così via. Questo vale anche per gli adolescenti nei film, molto spesso. E sentire Paolo Mereghetti che parla della sincerità dei sentimenti che sono espressi in questo film, di come questo film possa aiutare gli adulti a capire il mondo dei ragazzi. Ecco, questa era una delle frasi finali della sua recensione. Mi fa dire, ma guarda, Mereghetti, io sarò più giovane e meno saggio di te, però se questo è il metodo, se tu vuoi cercare di capire i ragazzi guardando film come questo, allora buona fortuna, nel senso ne avrai bisogno. Capire il mondo dei ragazzi attraverso un film come quello è un'impresa disperata, è impossibile. Questo perché, pur senza aver visto il film, io già me lo immagino, da come lui lo descrive, da quelle poche immagini che ho visto, sembra il tipico film in cui si mostrano dei bambini con una tematica adulta, no? Quindi la sessualità nei bambini, eccetera. I primi momenti in cui si comincia a definire la sessualità di un bambino, eccetera, di un preadolescente, quello che volete. Ho pensato ad altri film, ho pensato a, non lo so, film che mi erano anche piaciuti, no? In cui il protagonista era un bambino o una bambina. Ho pensato per esempio a Little Miss Sunshine, che a me è un film che piace molto. E mi ricordo nelle interviste a uno degli attori, non ricordo quale, forse l'attore che faceva lo zio, sapete, lo zio gay, studioso di Proust. E questo attore diceva, sai, una volta durante le pause delle riprese, ho visto l'attrice, adesso non mi ricordo il nome, l'attrice che faceva la bambina, Olive, l'ho vista che giocava con uno yo-yo. E mi sono detto, cavolo, è vero, lei ha soltanto 8 anni,
Per forza gioca con lo yo-yo, non c'è niente di strano. Eppure, hai capito, questo fatto gli è sembrato strano nella pausa delle riprese, perché? Perché la bambina naturalmente era molto brava, recitava con la stessa bravura di un adulto, eccetera, recitava in un film che comunque nella sua tematica era sicuramente un film più diretto verso un pubblico adulto piuttosto che un film per bambini. Ecco, quello che voglio dire con questo è che non mi piace, sono stufo di vedere bambini e adolescenti nei film che non somigliano affatto ai bambini, gli adolescenti della vita reale, perché nei film devono essere bambini speciali, devono essere adolescenti speciali che cambiano il mondo degli adulti perché in qualche modo loro sono più adulti degli adulti. Non dovrebbe essere così. Voglio dire, ci può essere il film che funziona in questo modo, ma la maggior parte dei film, secondo me, specialmente se sono film, diciamo, realistici, dovrebbero rappresentare i bambini e gli adolescenti, i teenagers, per quello che sono. Cioè, vorrei vedere più bambini e più adolescenti che parlano e si comportano come bambini ed adolescenti invece di essere, diciamo, la raffigurazione di come un regista, di come uno sceneggiatore adulto si immagina il bambino perfetto, la bambina perfetta per quella storia, no? Io mi auguro che Tomboy non sia così, ma la recensione di Mereghetti mi fa temere che lo sia, forse anche più degli altri, proprio per la tematica che tratta, vale a dire la sessualità dei bambini. I primi momenti, diciamo, in cui si fa strada nel cervello dei bambini, nel corpo, non l'idea della sessualità. Come sempre, sono aperto a commenti e proposte, e soprattutto se qualcuno ha già visto il film e vuole smentirmi in proposito, ben venga, ben venga. È un film che, come ho detto, non sono interessato a vedere perché la recensione non me lo descrive come un film che mi piacerebbe, però se qualcuno vuole provare a farmi cambiare idea, più che il benvenuto. Ciao, al prossimo video.